Paolo Calabresi, allora sei pezzi facili, il genio di Mattia Torre sbarca in TV sotto forma di teatro raccontato da Paolo Sorrentino, quindi un connubio sulla carta vincente, no? Sì, ma a parte i nomi, diciamo, era un doveroso segno di riconoscenza verso quello che Mattia ha scritto, che è oggettivamente unico dal punto di vista sia drammaturgico per quanto riguarda il teatro, e adesso abbiamo capito, spero anche con questa operazione, che anche in televisione viene portata, sono temi universali che valgono per tutti, permeati da una comicità devastante, direi. Ecco, sicuramente chi ha amato Mattia e lo apprezza non perderà nessuna di questi sei special teatrali, ma chi invece ancora, per quei pochi che ancora non ne conoscessero il genio, qual è l'eredità che Mattia ha lasciato? La capacità di parlare di cose di tutti i giorni e infilarci a tradimento delle tematiche universali come la solitudine, la violenza, la morte. Come ad esempio In cui è ora, che è lo special che interpreterà insieme a Valerio Aprea. E quindi diciamo due parole anche su questo incidente, sì, con tutto quello che ne consegue. Qui e ora è una storia di sopraffazione, una situazione in cui due esseri umani si trovano a doversi aiutare e in realtà fanno tutto il contrario, cercano di annullare la presenza dell'altro, di sopraffarlo, come un po' una rappresentazione del nostro momento, in un momento di dispersione, di solitudine, di mancanza di punti di riferimento, invece di stare uniti, aiutarci, tendiamo a sopraffarci. Senti, invece, lavorando con Sorrentino, c'è qualcosa che ti ha sorpreso di lui, magari che non ti aspettavi? Non mi aspettavo che lui affrontasse tutta questa operazione così in punta di piedi, e l'ho trovato in questo straordinario, non solo lui ma tutte le persone che ovviamente per necessità si è portato dietro e che lui ha infilato con prepotenza, un po' simile alla prepotenza di Mattia, che era così, su un palcoscenico dove gli attori stavano recitando, e alla fine questa presenza era talmente leggera, talmente impercettibile, che sono diventati parte dello spettacolo. Quindi è stato un vero incontro tra il cinema e il teatro. Senti, portare il teatro in TV sulle reti generaliste è sempre un po' un azzardo, no? Questa volta il pubblico riuscirà a premiare questa operazione? Ma io credo che per come è stata fatta si ricrederanno in molti. Cioè, quando parli di teatro in TV la gente dice subito che palle, e vedremo se sarà così. Perfetto, e allora diamo l'appuntamento per sei pezzi facili dal 19 novembre, una volta a settimana per sei settimane. E poi se il sabato sera uscite c'è sempre RaiPlay, no? Ah certo, RaiPlay ci sta sempre. Grazie e complimenti. Ciao, grazie.